You are the ocean of grey waves, destined to seek life beyond the shore, just out of reach. Evviva, dovevo andarmi ad allenare. Guarda che bello questo Geodude. Ne hai ancora Dance Bars. Attenzione, attenzione. Che succede? Si sta schiudendo l'uovo. Oh mio Dio, l'uovo. Attenzione. È lui? Eccolo, attenzione, attenzione. Guarda che bello. È Pimpi. Guardalo. Direttamente dalla Nuzlocke di Pokémon Argento mai finita. Ciao tizia, tizia Sama. Tutto bene? Vabbè dai, arrivo anch'io, ti detesto però. Rovini sempre i miei piani. E i tuoi piani malvagi. Tra l'altro il buon Bano ha fatto la sua versione remastered che non ho ancora avuto il piacere di provare. La proveremo perché siamo dei bravi pimpi. Esatto, però nel caso il Bano dovesse vedere questo video, nessun rancore, eh? Noi ti vogliamo lo stesso bene, ti vogliamo bene come persona ma meno come hacker. Senti un po', comincio a vedere le domande che ci hanno fatto nello scorso episodio. The Marox chiede: perché a fine serie non fate una battaglia via cavo? Dovremmo sistemarci con Amaci e fare altre cose. Verrebbe fuori una roba lunga e non è che abbiamo tutta sta voglia. Però se vi interessa potrei informarmi io e vediamo come organizzarci. Quello si può, ecco, fare. Se volete farlo lasciate l'hashtag che bello Zeffo. Poi Nicola Romano Nighe chiede: domanda bella, quali sono i vostri Pokémon preferiti? Io intanto ho catturato uno Slowpoke e l'ho chiamato ritardato perché sono una persona molto simpatica. Dunque Paco ormai lo sanno tutti. Paco qual è? No, ma ha chiesto i nostri Pokémon, quindi possiamo anche elencarne di più. Allora io direi, vabbè, Infernape, Dunsparce, Lucario, Scizor mi piace anche. Allora, a me, vabbè, Stunfisk che lo sapete. Poi, Ludicolo, Cacturn, Flygon e chi è che c'è ancora? Gastrodon, anche Meganium mi piace. Alex Oliveox, scusate. Porterete anche qualche hack o fangame oltre a quelle scrause? Sì. Sì, ma non adesso. Nel senso che abbiamo un format che nessun altro fa, che è quello delle Axe Krause. Esatto, preferiamo prima è meglio crescere, perché Spinarak ha imparato l'imitazione come poi. E poi quando abbiamo un minimo di seguito, tipo 1500 iscritti, se ci arriveremo mai, allora sì. Anche perché abbiamo visto che i gameplay non di Axe Krause fruttano di meno. E sinceramente per fare giochi belli preferiamo aspettare un attimino, ecco, come ho detto, l'altro. Sì, Marco Tosoni chiede: miglior Jojo? Josuke. Josuke. Adesso arrivano i fan di Giorno. No, è meglio Giorno. E infatti, sotto... Chi? Chi è che è? Fuschio scrive Giorno. E va bene. Giustamente. Poi, sempre Fuschio chiede... No, sempre Fuschio. Fuschio chiede: dato che posso fare una domanda, la seconda puntata sull'ova di Fire Emblem... Porco schifo! Senti un po', allora... ti spiego una cosa, è presente Half-Life 3? Ecco, no scherzo. Ma questo qui è il 2, non è il 3. No, giuro che prima o poi vado avanti. Non so quando, però ce la posso fare. Poi vedi che finisco il video, lo carico, arrivano quelli che hanno fatto l'OAV e me lo tirano giù. Vabbè, intanto... Oh, questa qui è una domanda lunga, aspetta 2 secondi. Ok. Dark I701... Mm-hmm. Chiede la mia domanda: cosa ne pensate del caso della Chrome che rievoca il manga Pokémon Adventures, che è stato cancellato perché il creatore è stato bannato dal forum perché ha reagito male con un troll? E il moderatore, creatore di un'altra Chrome che sta diventando nota, se ne sia fregato dicendogli che è sbagliato insultare anche se era un troll. Allora, io conosco, cioè, ho giocato a Pokémon Red Chapter, però questa storia non ne sapevo niente. Non vedo perché l'abbiano bannato. Avrebbero dovuto più che altro avvertire il troll, non bannare lui. Però in effetti sì, è quello che penso anch'io. Poi, cazzo, ho sbagliato. Brava. Francesco X chiede: perché non fate video con altri youtuber?
Allora, il problema sta nel fatto che innanzitutto è già difficile che noi due ci vediamo insieme per fare un video, ma proprio fisicamente. Secondo, c'è un altro problema, che appunto non abbiamo iscritti, abbiamo ancora, siamo piccoli e quindi chiedere alla gente è un po' difficile adesso. Forse Jack potrebbe, perché in effetti ci conosciamo già di più rispetto ad altri youtuber, ma se pensate a gente come Dlarz, Tonks, non avrebbe senso né per noi né per loro, soprattutto per loro. Però poi PK Askar chiede: avete mai giocato a Earthbound? No. Sì. Cioè, è carino. Nel mio genere, però, è carino. No, io l'ho visto, però non ho avuto né il tempo né la voglia. Che bello. Però sì, se dovessi fare altri video, oltre a Pokémon, che un po' cominciano a darmi, cioè ad annoiarmi, sarebbe uno dei primi giochi che farei, sicuramente. Intanto ho fatto fuori Raffaello. Ah, ma Ti odio perché tu sei andato avanti senza no, dirmelo. devo ancora fare la palestra io. Così impari. Ah. Ensi lettore chiede: Paco, qual è il tuo personaggio preferito di Trachia? Sì, farò domande su Trachia finché non ci Ti odio. giocherete. Allora, il mio preferito di Trachia penso sia... O anche E Dagdar. No, Dagdar, scherzone. comunque non è che non ci giocheremo. Ci giocheremo quando usciranno delle patch in inglese decenti. Quello sì. Quella che c'è adesso è, oltre ad essere buggata, un po'... Ma tanto... Giuseppina Moscato chiede: ah, ma così gli abbiamo già risposto un po' a caso, Ah. perché non avevo letto che avesse scritto nel video di Cristallo. Allora ho detto: ah sì, ok, adesso ti rispondo. Dunque chiede: secondo voi l'anime dei Pokémon è una grande occasione sprecata? Cosa salveresti dell'anime? È una bella domanda. L'anime dei Pokémon è fatto per i bambini. E diciamo che sortisce effetti diversi in base a dove viene trasmesso. Qui in Italia diciamo che è stato più un bastone tra le ruote, perché adesso se tu parli di Pokémon a qualcuno pensa: ah, ma è una roba per bambini, perché ha visto il cartone animato e quindi pensa che il prodotto sia esclusivamente per i bambini. Chiaramente il videogioco è anche per i bambini, anzi è il target principale, però non è che se una cosa è per bambini allora significa che è stupida. Quindi più che un'occasione sprecata lo direi, io direi che dipende da dove viene trasmesso, appunto, perché in Giappone ormai i Pokémon sono un simbolo. Sì, oh mio Dio, cioè allora, Rattata non sa fare taglio. Eh già. Come? Poi vabbè, oddio, l'occasione sprecata non ho ben capito a cosa tu ti riferisca, Penso per far crescere il prodotto, a parte che è già per gigante di farlo suo. crescere, cioè, era già bello che è cresciuto ai tempi. Però Esatto. chiaro, l'anime ha avvicinato un sacco, cioè, anch'io sono stato avvicinato dall'anime dei Pokémon. Il primo, proprio quello lì brutto, brutto. Cioè, non che gli altri siano di qualità piuttosto migliore, ecco. Però, insomma, cosa salverei dell'anime? La Brock. stagione di Diamante Perla e quella di XYZ. Ma anche XY, non è male. Mi ha chiamato Gennaro Bullo. Aspetta che scattano le memas. Ma tu gli hai dato pure il numero. Ma Sì. non ti vergogni? Ho catturato un Oddish che ho chiamato B. Solamente per taglio. E che sai, non avendo lo Zigzagoon che puoi imparare tipo il mondo tranne volo, è cascata. Però puoi imparare il mondo. È un po' difficile perché non ho i Puoi imparare Chimslave. Zawarudo. Il mondo che il tempo si fermi. Poi c'era ancora una domanda, se non erro. Aspetta, Mi che dica, mi dica. fare due cose con due dispositivi diversi è un po' difficile, sai. Allora, sempre Giuseppina Moscato chiede: vivete vicino a Brescia, giusto? Siete stati sulla passerella del lago. Paco vive vicino a Brescia. E siamo entrambi sulla passerella del lago.
Sì, perché comunque ci conosciamo, quindi grazie alla minchia che vado da lui, eccetera. Gli ho offerto asilo durante i giorni del ponte perché trovare un appartamento era o introvabile, e se lo trovavi, e quell'attimino spendevi. Comunque no, io sono dalle parti di Milano. Finite le domande. Finito! Chiaramente, sì, chiaramente continuate a farcele perché ogni volta che ci romperemo le palle non avremo niente da dire. Risponderemo alle domande. Ora, devi sapere che Grimer è un Pokémon bello che rappresenta la prima generazione. La prima generazione è bellissima perché il design dei Pokémon è eccelso e più vai avanti con le generazioni, più il design peggiorano. È per questo che praticamente i fan di vecchia data non comprano i nuovi giochi perché senza neanche provarli, gli fanno schifo. E questo è un ragionamento accurato, nel senso lo fanno tutti, no? Completely disgusting. E certo. Oh wow, c'è un'abra che non ca... Ah sì, tanto Ma ci gli sono fagli una io. bracadabra. Cioè no, aspetta, lui ha fatto... Non scappa per... Di nuovo! Ha fatto... Non scappa per teletrasporto, vero? Sì. Sono anch'io a Fiordoropoli comunque. Tan 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 tan. Ah, giusto, la bici. Zawardo! La bici volante. Ma che cazzo ti prendi la bici che c'hai il velocizzatore? Vado ancora più gotta con festa! Già vi faccio fatica. Senso. Sì, forse non hai capito che finché non ti prendo. Bravissimo, vedo che hai capito bene, ti chiamerò. Ah. Dove dovevo andare? Alla torre radio, è vero. Sono davanti a Chiara io. Ah, arrivo, aspetta. Ok, andiamo. Paco, ma perché non ti hanno mai preso a fare le colonne sonore dei film? Sono troppo bravo. Ciao, sono Chiara. Tutti sono nel mondo dei Pokémon, così ci sono entrata anch'io. Ciao, Lei è una di Mimica. quelle ragazze che si adatta alle tende. Metronomo usa codacciaio, Ti grazie. presento Stordiraggio. Ti presento Dlarz. Vai, Dlarz! E ho vinto. Hai già vinto. Sì. Scusa. Tra Golbat e Poliwhirl, sai com'è? Cazzo, stavo dicendo Poliwag e poi ho detto cazzo, però è Poliwhirl ed è uscita una roba tipo Poliwhirl. Ok, sono contro Miltank, io avrebbe quasi finito. Evviva, io posso andare a cazzeggiare in giro e Pimpi ancora non si evolve con la brutta pu... No, aspetta, è un maschio? Sì, è un maschio. E vabbè, Ho puttana vinto schifa. anch'io. E direi che per questo episodio ci fermiamo qua, dopo aver scoperto le cose brutte, sentito Paco che tipo per sedersi sulla sedia disintegra mezza stanza, fateci le domande, anzi facciamo così, adesso per distinguere le domande dai commenti usate l'hashtag Paco è brutto, No, e dai. così, no ok dai, usiamo l'hashtag Avone bello. fuck, no, Ok. no, no, usiamo l'hashtag... Arash. Fuck you Avon, cioè fuck Avon, comunque ve lo scriviamo così non facciamo puttanate e poi mettete la domanda così almeno capiamo quali sono i commenti a caso e quelli invece di domande se serie. Oddio, fate le Serie. domande che volete, anche le cose più stupide del tipo cosa hai mangiato ieri mattina? Stai detto che ce la fanno veramente. E io non mi ricordo. Io sì perché non faccio mai colazione. È davvero. O meglio, no, non faccio mai colazione quando non ho le lezioni o non ho i corsi. Perché mi Vabbè. sveglio troppo tardi per Ti svegli farlo. all'una e mezza. No, no, 12. Ciao amici. Già. Yeah.